Questa PDA è sostanzialmente come dire, la decreti attuativi, chiamiamoli così, della legge di riordino sulle discipline dello sport che è stata fatta in quest'aula pochi mesi fa. E noi avevamo evidenziato in sede di approvazione di quella legge due criticità sostanziali. Una era legata alle risorse, come già ho avuto modo di dire questa mattina, e una era legata alla istituzione di questa Dote Sport. Dote Sport che secondo noi era e rimane un provvedimento condivisibile fino al punto in cui non si eccede nel restringere il campo di coloro che potevano essere i beneficiari di questa dote. Quindi il fatto che la dote possa essere come dire, elargita solo a coloro che sono residenti in Lombardia per almeno 5 anni. Questa cosa, secondo noi, su questo provvedimento in particolare, dove si dice anche nella legge che lo sport deve essere un mezzo di inclusione sociale per favorire appunto l'inclusione sociale anche ai livelli delle scuole, credo che faccia un po' a pugni con il fatto che poi si limiti a coloro che sono residenti da almeno 5 anni, tanto più che l'entità di questa dote, essendo finanziata con 1 milione di euro, è un'entità importante per le famiglie, perché sono comunque contributi che diciamo, danno un po' di ossigeno alle famiglie e forse danno la possibilità ai figli di frequentare e di fare attività sportiva, però non è un contributo ingente per le famiglie. Quindi, permanendo queste due criticità che rimangono anche ovviamente nelle linee di attuazione della legge, la nostra impostazione è quella di astenerci su questo provvedimento, rievidenziando queste due criticità e dando atto che per il resto il provvedimento è un provvedimento comunque condivisibile, dove addirittura, essendo un provvedimento che, ripeto, attua la legge che abbiamo scritto insieme, dove addirittura si mettono in atto anche delle nostre proposte, come per esempio quella di promuovere lo sport nelle carceri e la appunto promozione dello sport nelle carceri, anche delle infrastrutture sportive all'interno delle carceri come strumento da utilizzare per migliorare la situazione delle carceri e quindi anche come strumento formativo. E quindi prendendo atto di questo, ma prendendo atto che rimangono quelle criticità, noi, e anticipo già anche la dichiarazione di voto, ci asterremo su questo provvedimento e approfitto anche per chiedere sul provvedimento la votazione per appello nominale a nome mio, della consigliera Macchi, del consigliere Violi, del consigliere Buffagni e Macchi.